Proviamo a mettere in fila una serie di tematiche che legano il gioco con l'apprendimento. Apprendimento. Per giocare, abbiamo detto, bisogna apprendere. Interazione, il giocatore diventa più abile e scaltro. Curiosità, si entra in un universo di gioco. Le decisioni, il giocatore prende decisioni rapide. Tutto questo lo abbiamo visto da parte del soggetto che gioca. Ma quando noi progettiamo giochi, quali sono i temi che vengono messi in campo? Perché questi appunto rappresentano quelli che gli stimoli che sono forniti al giocatore. Ma dal punto di vista invece di chi progetta? Beh, dal punto di vista di chi progetta, noi abbiamo. E li ho citati qui veramente alla rinfusa, noi abbiamo delle opportunità ancora più importanti. Perché? Perché, per esempio, abbiamo a che fare con il game board, cioè il piano di gioco, l'ambiente di gioco, chiamiamo così, che comunque deve essere progettato. Abbiamo a che fare con, cito veramente alla rinfusa dei temi che ho sparpagliato in questa slide. Abbiamo a che fare con i tutorial. Certo, perché se creiamo un gioco dobbiamo anche cercare di spiegare come funziona questo gioco, presentarlo. Quindi vuol dire che devono essere messe in campo delle competenze, magari di altre discipline, per esempio linguistiche. E se volessimo avere un pubblico internazionale, se volessimo operare nel quadro, non lo so, di un progetto europeo di collaborazione con altre classi, beh, allora i tutorial dovrebbero essere in altre lingue, in inglese, in spagnolo, in francese. Quindi nuove competenze che vengono messe in campo e che dovranno essere adeguate. Che cosa? Vedete, qui c'è scritto target, cioè il pubblico di riferimento di questo gioco, ma il target interviene anche nella costruzione del gioco. Perché? Perché noi dobbiamo porci il problema di base di qualsiasi progettazione di videogame, vale a dire la domanda a chi è destinato questo gioco, chi dovrà giocare, perché un gioco eccessivamente complicato indurrà il giocatore ad abbandonare. Ma anche un gioco eccessivamente semplice indurrà il giocatore ad abbandonare il gioco. Quindi il gioco deve essere in qualche modo calibrato su fasce di età, competenze, conoscenze, che devono essere stabilite prima di progettare il gioco. Quindi il target, per esempio, rientra, vedete, in entrata si può dire in uscita, quindi all'ingresso della progettazione e poi alla fine. Ma il gioco deve essere organizzato per livelli. Perché per livelli? Perché non esiste un gioco che non abbia livelli. Possono essere dei livelli fisici, che si vedono, rappresentati graficamente. Possono essere dei livelli simbolici, una mano di carte è un livello. L'abbiamo vinta, l'abbiamo persa, accumuliamo dei punti e siamo avanti. Ma i livelli sono importanti perché determinano lo stimolo ad andare avanti e quindi a superare i propri limiti. Poi che cosa posso dire? Azioni e reazioni. Beh, certo, in un gioco, in un videogame, in questo caso, ci sono degli actor, dei personaggi, degli asset. Questi entrano in relazione fra di loro, altrimenti che giochiamo a fare? Entrano in relazione con il caso più semplice, un soggetto. Entra in re manovrato dal giocatore, entra in relazione con un asset che può essere una bomba. Che cosa fa con questa bomba? Quale relazione stabilisce con questa bomba? Le relazioni possono essere di due tipi: la bomba esplode, la bomba non esplode. Ma per arrivare a una di queste due eventualità, noi nella progettazione dobbiamo stabilire un certo numero di dobbiamo assumere un certo numero di considerazioni per stabilire un certo numero di comportamenti. Per esempio, a quale distanza dal soggetto collochiamo le bombe, a quale intervallo,
che quale margine di manovra gli lasciamo per evitarle, fino a che punto lo complichiamo, quando la bomba esplode, vicino, lontano, insomma, sotto pressione, per esempio. Quindi, vedete, la progettazione di un gioco è molto complessa. Parliamo anche di logica e di coding, perché non è il caso di oggi, ma un gioco potrebbe essere creato attraverso un sistema di coding che può andare dai linguaggi più semplici, che sono manovrati anche dai bambini, fino a linguaggi particolarmente complessi, che sono quelli utilizzati dagli sviluppatori. Marketing, un gioco senza marketing non è un gioco. Perché, scusate, noi creiamo un gioco e poi chi gioca a questo gioco? Ci giochiamo noi? Sì, ci giochiamo noi, ma ci abbiamo già giocato, perché provandolo innumerevoli volte noi giochiamo al gioco. Marketing significa trovare dei giocatori, promuovere il gioco, fare in modo che i giocatori possano scovare il gioco e apprezzarlo anche. Il marketing serve per avere un ambiente di giocatori, per esempio, per avere anche delle comunicazioni social, che ne so, degli ambienti attraverso i quali i giocatori si possono ritrovare con lo scopo di parlare del nostro gioco. Sarebbe un successo straordinario. C'è il gameplay è di fondamentale importanza, lo abbiamo accennato prima. Il gameplay significa la giocabilità del gioco. Fino a che punto questo gioco è giocabile per il target di riferimento? Quindi che tipo di gameplay? È un gameplay noioso? Bello? Stimolante? Adrenalinico? Ecco, queste sono le caratteristiche che noi dobbiamo cercare di capire e poi quindi stabilire poi all'interno del gameplay. E parliamo anche di colori e forme, perché un gioco, anche un gioco semplice, minimalista, in bianco e nero, magari con una grafica pixelata, è una scelta, è sempre una scelta. Non lasceremo mai al caso colori e forme all'interno di un gioco. E tra l'altro lo vedremo, perché questa scatola è proprio concepita sulla base della psicologia dei colori, che si può, diciamo che possiamo comprendere facilmente, tra poco lo vedremo. Poi vedete, c'è questa simpatica studentessa che dice: scusate, se giocando in classe divento più intelligente che ascoltando le vostre lezioni. E già, perché se io invito i miei studenti a creare un gioco su un determinato contenuto, vedrete che stimolerò un apprendimento che va molto al di là della semplice conoscenza del contenuto stesso. E si tratta veramente di un modo per stimolare l'intelligenza e la creatività dei nostri studenti. Infine, anzi non infine, ma ecco, mettiamolo qua, perfetto. Adesso parliamo invece del nostro gioco, quindi che è l'Oxel, il nostro strumento per creare giochi. Allora, noi procederemo in questo modo. Io prima ho preparato alcune slide perché vi mostro le schermate principali e anche le fotografie del gioco, in modo tale che poi, quando passiamo all'altra webcam che mostrerà manualmente proprio come operare, voi vi possiate già ritrovare. Fatemi solo dare un'occhiata. Ah, perfetto, avete scritto un sacco di cose, poi ritorneremo su. Ok, benissimo. Allora, adesso avete scritto tanto, non mi posso sospendere in questo momento, poi farò partire dei sondaggi mentre voi farete il vostro sondaggio. Io leggerò i vostri interventi. Dunque, cominciamo a osservare questa prima slide. Questa slide ci presenta, dove siamo? Ecco qua. Questa slide ci presenta
tre ambienti importanti. Voi vi chiederete, ma per quale motivo entri così nel dettaglio della funzionalità di un gioco che non abbiamo, nessuno conosce e probabilmente per diversi mesi nessuno potrà ancora avere? Beh, direi che questa è una buona domanda, me la sono fatta anch'io. No, scherzo, è che proprio è molto interessante comprendere la struttura di questa geniale invenzione di questo team che ha creato Bloxel. E quindi ve la voglio proprio spiegare perché, come vi ho detto all'inizio, siamo di fronte, a mio parere, a una nuova strada che sarà praticata, credo, da tanti altri. Allora, abbiamo, vedete qui, una schermata di scelta. Naturalmente voi troverete sempre una macchina, il simbolo di una fotocamera, perché si potrà catturare attraverso la fotocamera del vostro dispositivo che cosa? Il piano di gioco, il game board, cioè proprio quello fisico di plastica sul quale noi lavoreremo. E poi l'altra sezione molto importante è il game builder, la vedete qui, perché questo ci consentirà poi di creare proprio concretamente il gioco. E qui potete vedere invece come si presenta. Ecco, come si presenta una volta che è stato fotografato all'interno della nostra applicazione il game board, che molto semplicemente funziona in questo modo. Questo è un piano verde, quindi è terreno, e qui ci sono degli elementi cui i colori hanno dei precisi significati, come vedremo immediatamente. Il gioco funziona sistemando degli elementi, che sono questi oggettini, all'interno della griglia di plastica fisica che abbiamo visto prima. Quindi ecco quello che vi dicevo prima in relazione al rapporto tra colore e azione che l'attore in questione può determinare, perché abbiamo il terreno che è rappresentato da un tassello verde, il coin, il premio, che è rappresentato invece da un tassello giallo, l'acqua che è blu, il pericolo, un pericolo diciamo un po' imprevisto, ecco. L'arancione invece rappresenta l'esplosivo, toccando questo tassello muori, non c'è nulla da fare. Invece toccando questo puoi prenderti una scossa, è un pericolo, non è immediatamente mortale, però la seconda occasione potrebbe diventare mortale. Questo invece è il nemico ha il carattere viola, il colore del lutto, il colore della morte. E questo invece è, no, questo non è il terreno, ma è il potere, errore. È il potere, e questo neanche è il terreno, che cosa è successo? Questo invece è il dialogo. Allora, questo è il potere, quindi toccando questo tassello il giocatore assume un potere. Il potere, naturalmente, il tipo di potere che il giocatore può acquisire sarà determinato ovviamente all'atto della costruzione del gioco. Qui invece è la storia, il dialogo, si creano dei dialoghi interessantissimi che per noi saranno di vitale importanza per creare un gioco didattico. Oh, molto bene. Qui abbiamo la raffigurazione del game board, vedete, fotografato su un tavolo e poi rappresentato invece all'interno dell'applicazione. Esempio di progettazione. Abbiamo due grandi livelli di progettazione in questo gioco. Il primo è molto elementare e funziona in questo modo. Questa è l'interfaccia che si presenta nell'applicazione. La prima cosa che possiamo fare è scegliere il layout, cioè attraverso il game board stabiliamo l'ambiente di gioco. Poi
ricomponiamo i nostri tasselli e creiamo l'eroe, cioè proprio lo raffiguriamo. Vedete, per esempio, qui c'è un omino, no? Sono come un po' i classici personaggi dei videogame degli anni 80, anni 80 direi. E poi infine abbiamo l'ambientazione, quindi già operando queste tre scelte, qui attraverso le prime due, attraverso la fotocamera del nostro dispositivo, quindi si creano proprio coi tasselli. Vi ricordate i chiodini dei bambini, i bambini di 4-5 anni che giocano con i chiodini e li collocano sul piano bucherellato? Ecco, il gioco si crea allo stesso modo. Invece il terzo step ci consente di applicare un tipo di ambientazione, per esempio questo in alto a destra è un'ambientazione tipo invernale, ghiaccio e neve. Questa è un'altra schermata molto importante perché rappresenta invece un diverso livello di gioco. Intanto notate che qui abbiamo diverse opportunità, per esempio con questa noi possiamo animare, quindi far muovere i nostri personaggi, un po' come delle GIF animate, quindi li possiamo simulare la camminata, voltare indietro, saltare e così via, mentre compiono le loro operazioni. Qui aggiustiamo il paesaggio, creiamo i personaggi, eccetera. Però è molto importante questo simbolo, perché qui abbiamo un tratto più all'interno di un tassello, perché possiamo creare un nuovo gioco, in questo caso articolato per livelli. Mentre prima noi abbiamo creato un piccolo gioco per cominciare, molto semplice, con due fotografie e l'ambientazione, e poi lo possiamo giocare e sottoporlo ai nostri compagni. Qui invece possiamo creare un gioco molto più sofisticato, articolato per livelli. Ecco qua, vedete i livelli di gioco. Allora, questo riquadro corrisponde esattamente a uno di questi tasselli. Vedete? Ogni tassello col tasto più corrisponde a un ambiente di gioco che poi sarà collegato, vedete qui a sinistra per esempio, sarà collegato ad altri ambienti uno per uno, e tutti potranno formare un quadro particolarmente complesso con decine e decine di livelli. Questo è il gioco che adesso vi mostreremo, che ha si sviluppa attraverso un ambiente, e quindi ci sono un ambiente che è suddiviso in tre parti, ciascuna delle quali è stata creata in modo indipendente e poi sono state collegate fra loro. Qui abbiamo invece un'altra rappresentazione, eccola qua, molto interessante, perché qui in questa immagine in alto a sinistra, eccola questa, voi avete tutto l'ambiente di gioco così come si presenta nudo e crudo la prima volta. Si parte dal centro e poi ogni sezione, ogni riquadro, chiamiamolo così, rappresenta un ambiente collegato oppure un livello. E qui invece abbiamo, eccolo qua, lo stesso identico ambiente, però vedete in via di costruzione. Abbiamo costruito tre ambiti in questo livello. Bene, questo è tutto per quanto riguarda la presentazione. Adesso passiamo all'azione. Ecco, abbiamo la scatola. Qualcuno aveva chiesto come si chiama Bloxel, vedete il nome qui. La scatoletta con i tassellini colorati disposti nei loro contenitori. Perfetto. Sono molto importanti i libretti perché, a parte darvi le istruzioni di gioco, però eccolo qua. Vedete, vi presenta il riassunto. Allora, il giocatore parte da questa zona, credo che parta da qua, può camminare sul terreno verde, vedete tutto ciò che è verde
rappresenta un terreno di gioco. Però dove trova dei punti bianchi, qui appariranno dei dialoghi. Noi abbiamo pensato di utilizzare questi dialoghi per stabilire quello che il giocatore deve fare. E vedrete che abbiamo creato un gioco agganciato alla letteratura. Pensate, si può creare un gioco con bombe spara-spara agganciato alla letteratura? Ma certamente. I viola, vedete, i tasselli viola sono i nemici. Quindi questi nemici cammineranno lungo il percorso del terreno. Poi ci sono i tasselli gialli. Vedete, qui ce n'è uno, qui ce ne sono tre e qua un altro. Sono i premi. I premi, mentre questi di colore lilla, come definirlo, non so che colore sia, è una specie di viola, violetto, rappresentano il potere, quindi puoi acquisire delle capacità, per esempio la capacità di saltare in alto e passare ai livelli successivi. Attenzione da non confondere con quelli arancioni, perché incappi nelle bombe. Allora, l'idea di questo gioco, che da Game Board capirete poco e non ve la voglio svelare, però l'idea di questo gioco è che il giocatore deve operare delle scelte, cioè ha un compito, gli viene assegnata una missione e poi deve operare delle scelte per decidere che strada intraprendere. Adesso devo fare un'altra operazione, perché vi voglio mostrare che cosa succede quando si fa la fotografia del game board. Scegliamo l'elemento più semplice, che è questo, Capture Layout, ed è il riquadro esattamente lo stesso di quello che abbiamo costruito. Adesso io appoggio qui sopra, così operiamo bene, penso che voi vediate abbastanza bene, vedrete sicuramente come possiamo operare. Allora, adesso cominciamo a ragionare. Prima di tutto vediamo dove è collocato l'attore, cioè da quale punto parte. Quindi facciamo un play e vediamo che l'attore è qui. L'attore è qui e c'è subito una finestra di dialogo di fronte a lui. Quindi vediamo che cosa gli si chiede. Talk, vediamo. Ah, gli si chiede di seguire Leopardi. Follow Leopardi. Follow Leopardi. Dunque, il giocatore cosa dovrà fare? Dovrà seguire un percorso che sarà attinente a Leopardi, seguire Leopardi. Vediamo un po' che cosa succede. Andiamo da questa parte. Oh, bisogna sparare perché quello viola è un nemico. Qui c'è un altro dialogo. Buongiorno, io sono Ugo Foscolo. Allora, secondo voi Leopardi c'entra con Ugo Foscolo? Forse sì, forse no. No, però, perché insomma è un'altra epoca, altro stile. Però comunque c'è un premio giallo qui, è un punto, pigliamocelo. Quindi io eviterei i pericoli, perché non so Foscolo dove mi possa portare, e andrei a vedere per esempio quell'altro fumetto che cosa mi dice. Ah, spariamo naturalmente, spariamo, perfetto, vediamo cosa c'è scritto qui. Qui mi dice segui Leopardi, quindi dovrei essere sulla strada giusta. Allora qui mi dà un po' di potenza, vedete, vediamo se riesco a fare un salto. Io non so, ho beccato un pericolo, vediamo un po' se riesco. Dai, no, ostriga, sono saltato. Ragazzi, non saltato, però mi ha messo sopra, per fortuna. Bene, vediamo cosa dice. Dice: salvi la donzelletta a destra o cerchi la siepe? Dunque, salvo la donzelletta o scelgo la siepe? Voi che cosa fareste? Dai, scrivete qualcosa. Salvereste la donzelletta? Vi ricordate Leopardi? A parte che ci sarà qualche insegnante di italiano tra di voi, ma uno mi dice, Andrea mi dice la siepe, la siepe, io vado per la siepe, donzelletta, la Redana dice donzelletta, donzelletta, siete lì, un po' la siepe, un po' la donzelletta, donzelletta. Vabbè, vediamo un po', allora, intanto becchiamoci questa potenza che può essere utile, e poi cosa facciamo, perché qui c'è un'altra potenza, vedete? Vediamo un po'. Ah, c'è un cuore. Abbiamo beccato il cuore. Certo che la strada della donzelletta
non sarebbe male, però ragioniamo, ragioniamo, salvare la donzelletta, ma salvarla da che cosa in fin di conti? Perché che io ricordi nella poesia Il sabato del villaggio non mi sembrava tanto in pericolo questa donzelletta, anzi, anzi, mi sembravano più in pericolo i maschi che le puntavano gli occhi addosso, no? Quindi se io a destra salvo la donzelletta e a sinistra vado alla siepe, sapete che vi dico? Io cerco di andare alla siepe. Allora, pronti, vediamo se ce la faccio. Brrr, sopra. Brrr, come si fa? Brrr. Accidenti, l'ho creato troppo complicato questo gioco. Allora, magari qua, zac, ecco, un punto, mi dice la donzelletta è stata rapita, salvala. Io non ci casco, perché qui ci, secondo me ci, guardate come sono questi tasselli in bilico tra di loro. Cara donzelletta, io ti lascio, sarò anche romantico, va bene? E certamente Leopardi lo era, però io vado per la siepe. Vediamo un po', tac, andiamo, ops. Eccomi, siamo sulla siepe, miracolo, vediamo cosa mi dice, sali sul colle? Beh, a questo punto direi di sì, vediamo un po'. Ah, ah, faccio un salto nel vuoto? Bel dilemma, perché qui non so dove vado a finire. Se la strada è giusta, succederà qualcosa di positivo, altrimenti proviamo, proviamo. Tac, wow, congratulations, ho terminato il gioco. Abbiamo infatti toccato il tassello di chiusura del gioco. Qua c'è il segno della mappa. Andiamo a prendere la mappa. La mappa ci mostra i tre ambienti con cui, che noi abbiamo creato per il gioco. E vedete, questo è quello centrale. Poi ne abbiamo creati altri due. Guardate, uno, vedete, che dà verso la sinistra e poi ne abbiamo creato un altro che dà verso destra. Adesso però io vi voglio mostrare come noi abbiamo programmato i vari tasselli. Quindi osservate che c'è un'opzione che si chiama configura. Qua vedete configura. Eccolo. Configura. Configura ci mostra la stessa disposizione dei tasselli, però ci indica che cosa possiamo fare. Per esempio, questo nemico viola è un nemico che cammina, un nemico che vola, un nemico che spara. Che cosa fa questo nemico viola? Quindi possiamo stabilire di volta in volta ai nostri nemici le loro caratteristiche. E lo stesso facciamo nei dialoghi. Vi ricordate? Qui c'era l'omino e di fianco avevamo il primo messaggio. Il primo messaggio diceva follow Leopardi, quindi devi seguire Leopardi, ok? E poi questo messaggio invece cosa dice? Salvi la donzelletta a destra o cerchi la siepe? Vi ricordate? Però se noi avessimo proseguito qui ci saremmo molto incasinati. Guardate, un nemico qui sopra, due nemici qui, due pericoli qui, cioè salvare la donzelletta sarebbe stato molto complicato, tanto più che di questa benedetta donzelletta nel gioco non ce n'è manco l'ombra. Invece abbiamo optato per la strada di sinistra, cioè la siepe, che in effetti è più logico seguire Leopardi con la siepe, attraverso la siepe, che non una donzelletta che non è mai stata in pericolo. E qui, eccolo, abbiamo stabilito il potere di questo oggetto, in questo caso dà la possibilità di saltare, mentre in questo caso invece dà la possibilità di aumentare le chance d'amore nel caso in cui queste siano necessarie. Invece abbiamo creato questo oggetto romantico, solo per depistare il giocatore. Poi possiamo scegliere delle cose, naturalmente tipo la musichetta e così via, ma dopo la configurazione possiamo stabilire la decorazione. Intanto voi notate che, vi ricordate, il gioco è disposto in tre ambiti su un piano orizzontale, quindi tre ambienti, quindi il primo è questo a sinistra e poi abbiamo quello centrale e quello a destra. Il gioco parte sempre dal centro del gameplay. Ecco le decorazioni, quindi noi possiamo qui, adesso abbiamo poco tempo, ma chiaramente possiamo abbellire gli ambienti con
elementi colorati e grafici, e quindi poi possiamo giocare. Scegliamo sempre la mappa, per esempio, vogliamo giocare con il primo ambiente, perfetto, vediamo che cosa succede, il primo ambiente, qui assumiamo del potere, questo invece è pericolo, lo dobbiamo saltare se ci riusciamo, poi andiamo a prendere il coin, poi spariamo, poi questi sono nemici, spariamo, torniamo indietro, vediamo cosa ci dice il messaggio, buongiorno, io sono Ugo Foscolo, che infatti non c'entra proprio una mazza di niente con il nostro gioco, però qui vedete, ritorniamo, non abbiamo visto il nemico, spara. Ecco, qui ritorniamo al livello di prima, vedete, scendi giù, così, no, l'ho ucciso io, che cosa è successo? Mi hanno ucciso, andiamo sempre, una cosa più simpatica da fare. Vedete, follow leopardi, quindi il gioco si ripete perché eravamo partiti esattamente da questo punto. E così via, molto carino e simpatico. Allora, che cosa vi ho mostrato? Chiudo tutto, metto via la scatola e chiudiamo il nostro webinar. Ok, vediamo, chiudiamo il sondaggio, condividiamo i risultati. Allora, sondaggio, imparare a programmare, coding 32%, progettare l'ambiente di gioco in leveling, game board 4%, adeguare il gioco al target di riferimento, gameplay, nessuno l'ha selezionato, comunicare il gioco al pubblico, adeguare una struttura di gioco a contenuti didattici. Allora, sì, io vi devo dire che in questo caso, attenzione, in questo caso, secondo me, sì, il coding è sicuramente interessante. Però il coding per creare un vero gioco è molto impegnativo. E ci sono poi tanti modi per creare dei giochi. Lo vedremo, faremo dei webinar su questo tema, la creazione di giochi, non solo di videogame, naturalmente. Però io opterei di più invece per la fase progettuale, non la fase di programmazione dei comportamenti a livello di coding, ma proprio la fase progettuale. Per questo mi piace questo gioco, perché? Perché come avete visto, non c'è, di coding non c'è niente da fare, bisogna proprio creare l'ambiente, progettare l'ambiente. E questo è complicato, perché voi pensate, creiamo un gioco di letteratura, perfetto, su che cosa? Su leopardi, su cosa di leopardi? Come facciamo a stabilire i criteri, i nessi, quello che vi ho mostrato? È proprio semplice, l'ho preparato per voi oggi pomeriggio per mostrarvi, per darvi un'indicazione, per ispirarvi un po' nella progettualità, però mettete intorno a un tavolo degli studenti a ragionare su questo, oppure se siamo alla scuola elementare prendete una fiaba, siamo in seconda elementare, prendete la fiaba del Cappuccetto Rosso e decidete come rappresentarla, con quali varianti, eccetera, all'interno è storytelling, è logica, è capacità di capire i comportamenti dell'altro, che cosa fa, dove colloco questo elemento, qual è l'azione che il giocatore sarà portato naturalmente a fare. Ecco, queste sono le questioni importanti che vanno discusse. E come un determinato contenuto che per me ha un significato e anche una modalità di essere espresso, perché è la modalità che abbiamo in classe di parlare, di esprimere i contenuti sui quali lavoriamo. Ma si tratta della stessa modalità che può avere un giocatore esterno, per esempio, o anche semplicemente di un'altra classe o mio fratello a casa. Ecco, queste sono le questioni importanti che fanno ragionare e determinano anche la matrice dei contenuti, perché, come diceva Zubel, diventano significativi. Bene? Beh, allora non mi resta che salutarvi. Ciao, buona serata e buon appetito. Bye.